Ciao a tutti, sono venuto qui a Riccione per sostenere Andrea Del Bianco, candidato sindaco. Con la mia esperienza che ho fatto al Senato in questi 4 anni ho voluto dare un po' di input, raccontare un po' di cose, dare un po' di carica, perché le cose da fare sono tante, certamente Andrea è molto bravo e le farà. Quindi forza ragazzi, diamo spazio a 5 Stelle che veramente noi saremo in grado di cambiare questo mondo. Ciao a tutti. Allora, ciao a tutti, questa sera siamo in zona Fontanelle al mare, però al bar Tropicana che ci ospita, e come sempre incontriamo i cittadini, abbiamo fatto il giro ormai di tutti i quartieri della città. Questa sera siamo proprio in una zona balneare, per cui parleremo di turismo, di sviluppo economico, della nostra strategia, di quello che è quello che vogliamo portare in termini di innovazione nella città di Riccione. Agevolare l'impresa. Possiamo e vogliamo creare degli strumenti che servono a chi è rimasto più indietro, e qui lo sottolineo perché ci sono quei 20 o 30 imprenditori a Riccione che possono fare a meno di Del Bianco e delle idee che vi dirò questa sera, perché hanno già fatto quel passo lì. Ma la comunità non è fatta di 20, 30 o 40 imprenditori, è fatta di tantissimi imprenditori, tantissime famiglie che oggi hanno una visione riportata ai prossimi anni molto nebulosa, molto incerta. E questo blocca che cosa? La linfa di ogni sviluppo economico, quindi blocca il flusso degli investimenti che creano posti di lavoro, che creano ricchezza, con la quale poi si possono fare tutte le cose che servono alla comunità, quindi sostegno sociale, quindi servizi, quindi sanità, eccetera, eccetera. Quindi noi porteremo delle innovazioni, che poi non sono innovazioni, si tratta di guardare come il mondo intorno si è mosso negli ultimi anni e cercare di farlo al meglio adattandolo alla nostra comunità. Sono qui con Raffaella Sensoli, che è la nostra consigliera regionale, che ci segue, ci dà una mano e ci supporta anche nella nostra attività. Adesso magari anche lei rilascerà due parole, due punti che magari vuole sottolineare, perché ci sta a fianco tutti i giorni, per cui avanti anche dalla regione. Certo. Sì, questa sera siamo qua, è venuto a trovarci anche Luigi Gaetti, il nostro senatore. Assieme a lui ci occupiamo di sanità, ci occupiamo di giustizia e chiaramente poi sono tutti temi collegati anche alla vita del comune, la sanità, perché chiaramente il sindaco è il primo responsabile della sanità, della salute dei propri cittadini, e legalità, perché naturalmente le attività economiche devono essere sviluppate e incentivate soprattutto rispettando quella che è la legalità. Purtroppo il pericolo di infiltrazioni di criminalità organizzata c'è anche sui nostri territori. Il sindaco deve essere la prima figura di riferimento per i cittadini affinché la legalità venga tutelata e vengano tutelate le piccole aziende familiari che caratterizzano il nostro territorio. Siamo qui a parlare tutti insieme proprio di questi argomenti. Bene, io direi che, come ha ricordato Raffaella, dovremmo essere tutti sentinelle di quelle avvisaglie che non ci piacciono, che non vogliamo, per cui dovremo coniugare un corretto sviluppo anche con il presidio di un territorio che abbiamo con tanta fatica costruito e che vogliamo preservare bello come era e rilanciare come dovrebbe meritarsi una città come Riccione.